Benvenuti ragazzi, qua è Bazzo che vi parla e oggi siamo qui in un nuovissimo gioco che è ancora... Scusate, abbasso un po' il volume. Che è ancora in alfa, si chiama Moon Base. Dobbiamo costruire la nostra base, però ora controllo l'audio perché... Sai, music volume lo abbassiamo, questo lo abbassiamo, questo lo abbassiamo. Ma se io faccio così in teoria si toglie. Ma quali problemi ha sto gioco? Beh, questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua. Luminosità, ok. Accepted, no. Lo voglio in 1600. Ok, accept. Sì, vabbè, è uguale. Create. 1-2 player. Free play mod. Password. Vabbè. Create. Devo capire che cappero è. Sì, start. Nel 2020 la NASA ha cominciato a costruire una base lunare. Blablabla. Nel 2025 a usare l'energia solare. Sì, 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 sì. Ok. Sì, in poche parole, questa qua è la mappa. Sì, sì, questa qua è la mappa. No, com'è che faccio guidare sto roba? Drive the rover. Voglio guidarlo. Bisognerebbe usare un joystick su sto qua, perché me ne sono accorto ora. Ma se sto così... Now you are driving. Troppo divertente. No, che spacco tutto. Beh, ma cioè, si stoppa per un cosetto così. Vabbè, la nostra moon base. Cioè, si stoppa per un cavo, ma dovrebbe andare sulla luna sto robo. Ah, certo che è scrauso, eh. Exit to the rover. Sì, non impiegarci 42 anni per fare le scale. Guardate la terra. Devo dire che va bene, è ancora in alfa come tanti dei giochi che guardo io su Steam. Però, nel senso, mi sembra un po'... You need torch for repair. Mi serve una torcia. Dove io prenda una torcia. Ma non posso saltare, che intanto ci impiego 15 volte di meno. Pick up. Quello che cavolo è? No, perché lasci... Ma è rimbeciullito questo qua. Get welder? Che cavolo significa? Oh, una torcia. Ah, ma... Scusate, non è la torcia, è... La fiamma ossidrica, il welding torch. Allora, perché in realtà questo gioco si potrebbe giocare anche in multiplayer. Voglio vedere veramente com'è giusto un coso dell'ossigeno. O della corrente elettrica o quel che è. Cosa devo fare? Ah, devo pure aggiustarla io. No, che abor... No, ma... È troppo complicato sto gioco. Andare nello spazio secondo me è molto più semplice. Sì, ma... Ah. Ok, uno...
Ma perché? No, cos'è sta storia? Ho 9 secondi per ripararlo. 3, 2, 1. Ho finito. Perfetto. È stato un successo. Damage component. Perfetto. Open the cup holder. Doesn't need to repair. Ah, io sono tipo un super aggiustatore. Pick up. You need boot hands free. Devo avere le mani vuote. Chissà come mai se faccio così. Ah, ma perché ce l'ha al sole. Ok, comunque. Andiamo nelle basi della NASA. Non stiamo qua a fare cavolate. Comunque anche qua sembra un po' come nello spazio, nel senso. Capito? Ma è tutto rotto qua, cioè. Questo è semirotto, quello è rotto, è tutto rotto qua. Sto morendo. Si può riparare, oh. Com'è che si accede all'inventario? No, che auto? Autorun, ma che... Aspetta... Ah! Non riesco a capire niente, ragazzi. Vi giuro, come si fa a togliere sta... Voglio togliere questa roba qua. Option. Va bene. Lasciamo così. Posso entrare nella mia casa o... Non lo so. O se ho una fiamma ossidrica in mano non posso fare niente. Sì, ha mollato l'oggetto. Ragazzi, ci si muove molto meglio così. Sembra un bel gioco, devo dire, nel senso. L'idea! Usa robot to access in this area. Ci muoio. Abbiamo capito che lì dobbiamo andarci con un robot perché è pericoloso. Quindi ora entriamo dentro lì e prendiamo un robot. La grafica non sembra una delle migliori in quei punti lì, eh. Però devo dire che a parte per quello, il resto sembra anche abbastanza realistica. Non è eccessivamente realistica, diciamolo, non è la migliore grafica che io abbia mai visto. Però credo sia abbastanza realistica. Cioè, non sono un astronauta, quindi non ve lo posso dire. Tools, costructa robot. Accetta. Diamine ne ha fatto? Ricreo un altro robot per piacere. Costructa robot with a torch. Non hai capito niente. Pick up. Com'è che si fa a usare sto robot? Voglio semplicemente usarlo. Vi giuro ragazzi, ma sembra... Ma questo astronauta è stupido o cosa? Pick up. Cioè, sembra stupido, non prende le cose.
Proviamo ad andare là. Non posso neanche correre. Ma ci impiego un millennio. Come si gioca? No, l'ha ridepositato di nuovo. Ragazzi, per questo gameplay è tutto. Credo ci rifarò un altro episodio perché sembra anche abbastanza bello, devo dire. Sembra un bel gioco realizzato bene, con delle meccaniche un po' da capire, perché vi giuro, provateci anche voi, c'è su Steam. Si chiama... boh, non mi ricordo, lo metterò nel titolo il nome perché sinceramente non mi ricordo il nome. Ci vediamo al prossimo episodio di questo, che dovrebbe uscire credo settimana prossima, fra 2 settimane. Ci sto per morire. Ci vediamo al prossimo gameplay e ciao! Questa è la mia pagina di fine video. Se vuoi vedere il video precedente, clicca qua. Se vuoi vedere la playlist di questa serie, clicca qua. Se invece ti vuoi iscrivere, clicca sulla mia faccia. Se invece sei su smartphone, vai nei link in descrizione o chiudi il video, vai sulla mia pagina e clicca sul bottone iscriviti. Se vuoi seguirmi, ci sono anche tutti i link dei miei social network sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, mettete mi piace.